L'autunno è la stagione perfetta per viaggiare in Sicilia. Nonostante sporadici giorni di pioggia, il meteo a inizio autunno è quasi sempre perfetto. Generalmente infatti è soleggiato, ma non ci sono le stesse temperature torride dell'estate. Soprattutto a fine settembre, ma anche durante il mese di ottobre, la temperatura è intorno ai 25 gradi. Taormina, una delle perle della Sicilia, rapisce con la sua bellezza, le sue strette stradine ricche di negozi, i suoi alberghi di lusso, la sua cucina tipica e soprattutto il suo mare cristallino. La funivia collega la cittadina con il mare, dove troviamo l'Isola Bella. Sulla spiaggia, vicino alla lingua di terra che collega l'isola, vi verrà proposto un tour in barca che vi farà scoprire i dintorni e le varie grotte presenti nell'area. Marzamemi è un borgo da sogno. A pochissimi chilometri da Noto, in provincia di Siracusa, questo piccolo paese sembra uscito da un vecchio racconto. È senza dubbio uno dei borghi più belli e affascinanti d'Italia, un piccolo paese la cui storia è stata segnata dall'attività della pesca. È un paradiso di pietra e colore, da scoprire con lentezza per ammirarne gli scorci più belli. Noto ha origini antichissime, ma per come oggi appare, è il frutto della ricostruzione dopo il devastante terremoto del 1693, che la distrusse completamente. Venne così ricostruita su un luogo più ampio e sicuro, con impianto lineare, strade parallele e ampie, utilizzando la pietra locale calcarea, chiara e compatta, a cui il tempo ha conferito un meraviglioso color oro con sfumature tendenti al rosa. Castelmola è un piccolo villaggio situato nella parte sommitale della più famosa Taormina. Non appena giunti all'ingresso del paese, vi ritroverete a Piazza Sant'Antonio e da qui la prima cosa che noterete è certamente il suo panorama mozzafiato sulla costa ionica siciliana. Il santuario di Maria Santissima di Tindari, o santuario della Madonna Nera, o primitiva cattedrale di Tindari, si trova nella frazione di Patti, in provincia di Messina. Sorge sulla sommità del colle omonimo e domina i laghetti di Marinello. Si può ammirare uno dei panorami più belli.
Da qui lo sguardo si affaccia sulla vastità del Golfo di Patti e si viene immediatamente proiettati verso scenari fantastici, il mare con i suoi splendidi colori e sfumature. In autunno, alle pendici dell'Etna, si può anche assistere alla vendemmia per la produzione dei vini tipici e anche degustare le varie differenze dovute alle diverse esposizioni pedoclimatiche.